granulari, cru, kessa. Queste sono le 3 C di cui parleremo oggi in questa degustazione. Il cagnolari è un vitigno autoctono sardo, è un vitigno che viene espresso in questa maniera così pura, 100%, in acciaio, dall'azienda appunto Chessa, di Giovanna Chessa, che si trova su un territorio che è quello di Usini. Un'azienda che ci regala un vino quest'anno, l'annata 2014, quindi sta entrando adesso in commercio, che ritroviamo nel bicchiere per la nostra degustazione. Parliamo quindi anche di cru, parliamo di cosa vuol dire cru, se possiamo definirlo all'italiana. Certo, non abbiamo nella legge italiana una regolamentazione dell'utilizzo di questa parola, ma se vogliamo parlare di cru per quanto riguarda territorio e vitigno e areale, certamente il cru della zona collinare di Usini presenta delle caratteristiche completamente diverse rispetto agli altri cagnolari prodotti nel sassarese. Limpido, un bel colore granato, intenso. Questo vitigno veniva utilizzato come vino da taglio proprio per il suo colore così intenso, questo grappolo pruinoso, nero quasi. Infatti l'intensità del suo colore è molto bella. Ritroviamo qua in una bellissima sfumatura granata con proprio un richiamo al frutto del melograno. Il naso è vinoso, pulito, coerente e spiccano gli aromi varietali del cagnolari, quindi abbiamo una interessante nota vegetale che richiama la macchia mediterranea, ma un susseguirsi di frutta sciroppata, ciliegie sotto spirito e anche un interessantissimo aroma speziato, e sullo speziato si riconoscono molto bene le note del pepe. Perfetta corrispondenza a naso-bocca, un buonissimo equilibrio tra le sue durezze, quindi questa sapidità e questa astringenza, e le morbidezze con questo alcol avvolgente, un ingresso in bocca molto delicato. Rendono questo vino un vino gustoso, che riempie la bocca. Per quanto riguarda l'abbinamento di questo vino con questa freschezza e tannicità con il cibo, vi consigliamo di assaggiarlo come aperitivo con una panada, visto questo richiamo alla speziatura, proprio per questa pasta allo strutto che viene sostenuta molto bene dal nostro cagnolari. Sui primi piatti invece possiamo spaziare da un ragù, oppure perché non provarlo con la cucina marinara, quindi magari una zuppa di pesce, o magari se andiamo sulle carni bianche anche un coniglio alla cacciatora. Cantine Chessa, Usini, cagnolari, annata 2014. Salute!